Belli ragazzi, sono Arian. Oggi, come vedete, siamo su Killing Floor 2. Per chi lo conosce, già sa che gioco è. Per chi non lo conosce, ora ve lo faccio vedere che gioco fiero, che è soprattutto pieno di zombie da devastare. E comunque sì, oggi vi faccio vedere un glitch molto velocemente con cui salire appunto di livello e buggare appunto, dai. Per prima cosa, vedete subito, cioè insegnatevi un po' la mappa perché almeno capite dove dobbiamo andare. Qui, una volta che avete presente questa parte, già siamo a ottimo punto perché per entrare abbiamo varie maniere, come ad esempio o salire da qua o appunto da sotto. Comunque sia, continuiamo per questa strada e ci vediamo a questo punto, che sarà il nostro punto principale. Noi praticamente ci buttiamo al muro e come vedete i zombie non ci cagano più. Così vi potete fare quanti round volete, però sempre stando attenti perché praticamente se mettiamo tipo il livello massimo i zombie ci devasteranno tipo troppo. E siccome ogni tanto ho fatto il solo non consiglio molto di mettere la difficoltà massima, almeno suicidio provate. Ecco, ora come vedete praticamente una volta abbiamo finito tipo l'ondata ci andiamo a cambiare le armi. Io consiglio la A12, che è il fucile a pompa, però ancora non ci siamo con i punti. A questo punto, una volta che abbiamo preso le nostre armi, ci andiamo a rimettere nel glitch. We're almost out of time. Make your choices. Come vedete qua, questa è un'altra maniera da dove venire, vi faccio vedere un po' la mappa velocemente. Quella è la Torre Eiffel. Time's almost up. Vite! Dark, creepy, doesn't bother me. Pod closed. Una volta che vi siete rimessi nel glitch, siamo ripronti a buggare. Certo, pure in singolo 144 ping è qualcosa di anomalo. Comunque se sto gioco è tipo troppo figo. Per chi voglia comunque mi può sempre aggiungere sul PSN che ci facciamo qualche partita assieme. E niente, adesso vi faccio vedere un po' di andate velocemente fino alla boss fight. They did not lay a claw on you. I'm impressed. Never been a fan of blood. Bring up the trading controls and upgrade your gear. La 12 lo possiamo trovare in quello supporto, mi sembra. Sì, eccolo. Lo prendiamo, però le munizioni non gliele possiamo comprare.
Facciamo il prossimo round, sta cosa. Enemies on the scope. AA-12 will kick him in the head. Don't mind if I do. Saldiamo la macchina, va. I'm about to shut the pod. All Zeds on the scope. Back to it, mes amis. Dovete stare attenti soprattutto a questi qua. Questo motivo troppo forte. Naturalmente con Starma li ariamo tutti perché è tipo troppo forte. Tipo un'altra fortissima ninja beast. Sirene è tipo una delle cose dei boss, diciamo, contro più forti. Tipo questo zombie è veramente qualcosa di male. Poi una volta avete il coltello, naturalmente iniziate a spammare R2 in una maniera di quelle anomale perché tipo shottate troppo. I saw the way you took down that flesh. Guarda che figa, la corsa all'indietro. Didn't stand a chance. Magnifique. Bonjour. Come and get your tools of trade. Vediamo cosa possiamo comprare. Intanto vendiamo quello là. Prendiamo le Desert Eagle, che le troviamo qui, doppia Desert Eagle, e poi ci andiamo a mettere rifornimenti in maniera proprio che possiamo glitchare al massimo. L'armatura, che dite, ce la mettiamo? E ce la mettiamo pure. Tipo qua solo sta pistolina si può comprare, noi ci la compriamo. Ritorniamo al nostro bel glitch e ci facciamo l'ultimo round. It's like an abattoir in here. Port closed. Go make a difference. Ma va tipo troppo schifo. Happiness
troppo sto cazzo di A12. Guarda che figo. Ora ragazzi abbiamo la boss fight, perciò mi raccomando prendete munizioni all'infinito. Sì, ma forse ho già capito che è al bordello il coso, perciò forse fate veloci quando vi fa spawnare tipo il mercante qua sotto, perché altrimenti morite troppo male, è troppo lontano. Bring up the trading controls and upgrade your gear. There's Zeds on the scope. Must close the pod very soon. Proprio cose psichedeliche. Time's almost up. Vit. La cazzata tipo che non c'è qualche cosa tipo per far mandare avanti tutto, però boh. All Zeds on the scope. Back to it, Mason. Ora vediamo che boss ci spunterà. Il patriarca. I'm back and I've got some new tricks. Why do you struggle? This lingering torment is your own creation. You know me now, don't you? I can you probably got a cloak there. I'm surprised you made it this far, the way you fight. You got a cloak there, careful! Not there yet! I'll sort that! Ora il prossimo giro lo apriamo tipo troppo male. Ora ci andiamo pesante però con la 12. Guarda quanto vita rimane. Per questo conviene bucarlo direttamente subito. Ti cominciate tipo a spammare per terminare. Nel frattempo ci facciamo naturalmente un bordello di kill. I'll clone you.
sto buffo, guardalo che scappa ogni volta. Dark, creepy, doesn't bother me. Tell me now, no. You pollute this world with weakness. Eventually, I will catch you. That's the third. Like we've got a sneaky one. I have you canceled your subscriptions. Come on, wherever you are! Vediamo, 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 sicuro. You understand they sent you here to die. Collect research. E basta, dai. 20 anni. Finalmente, dai. Comunque sia, ragazzi, io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi. Poi se volete, come ho detto prima, vi aggiungete sul PSN e giochiamo pure assieme. Pure qua possiamo giocare anche in 6 giocatori, perché è troppo fiera come cosa. E niente. Belli, ragazzi.